Davvero ringrazio il Signore per la bella esperienza che sto facendo e sto vivendo in questi giorni, una bella esperienza di Chiesa Cattolica, cioè universale, cioè presente in tutto il mondo, e pur venendo da un'altra città, da un'altra diocesi, mi sento a casa mia in una regione diversa, in una città diversa, perché la Chiesa è la stessa dappertutto. Clima di accoglienza, clima di calore, clima di ascolto, e la Chiesa di Dio davvero è uguale ovunque. E quindi grazie in modo particolare in questi giorni a Don Francesco, che mi ha invitato e mi sta accompagnando in questi incontri con i gruppi di preghiera di questa diocesi, gruppi di preghiera di Padre Pio. E oggi in particolare ringrazio Don Agostino, parroco di questa comunità, che benevolmente e con tanto affetto e calore mi ha accolto questo pomeriggio per poter parlare a voi. Ed è stata una bella esperienza anche oggi, come dicevo, un'esperienza di popolo radunato in ascolto sicuramente della parola di Dio, che in modo particolare ci viene comunicata, direi testimoniata, attraverso questo uomo di Dio, questo santo a cui noi vogliamo tanto bene e che tanto ha fatto per il bene della Chiesa e continua a fare per il bene della Chiesa e sicuramente per il bene del mondo, in modo particolare in questi nostri giorni così difficili, sia per la pandemia che abbiamo vissuto, anche per questi giorni di sofferenza a motivo di questa guerra scatenata nel cuore dell'Europa. C'è soltanto una cosa da fare, che Padre Pio ha continuamente raccomandato ai cristiani e a tutti i figli spirituali, e che in modo particolare oggi la liturgia ci ha ricordato: la preghiera. La liturgia ha come tema appunto la preghiera. Abbiamo ascoltato la regina Esther che prega il Signore perché il suo popolo è in difficoltà, e poi abbiamo ascoltato alcune indicazioni di Gesù nel Vangelo riguardo alla preghiera, una preghiera che deve essere sicuramente di lode, di impetrazione, di ringraziamento, di lode perché ringraziamo il Signore per tutti i suoi benefici, per aver creato il cielo e la terra, per averci creato, per averci redento e per continuamente assisterci con il dono della sua provvidenza. Una preghiera quindi di lode per questo, una preghiera anche di impetrazione, cioè di richiesta di tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno, beni materiali e beni spirituali. Ed è bene chiedere. Signore, non rimane male quando noi insistentemente gli chiediamo qualcosa, anzi gradisce che noi bussiamo continuamente al suo cuore, come dicevo alla fine della conferenza, no? Chiamati ad essere intercessori che continuamente bussano al cuore di Dio. Signore non si stanca, gioisce quando noi continuamente gli chiediamo qualcosa per la nostra vita. Perché chiedere insistentemente significa credere in Lui, credere che Dio è onnipotente per tutto, credere che Padre buono e che vuole darci quello di cui abbiamo bisogno, credere che Lui ce lo dà quando vede un cuore aperto, disponibile, accogliente. Quindi una preghiera di richiesta, ma anche una preghiera di ringraziamento. Ed è su questo che tante volte noi cristiani non siamo sempre adempienti, perché chiediamo e forse dimentichiamo di ringraziare. Preghiera di ringraziamento, e la preghiera più bella del ringraziamento è la Santa Messa. Partecipare alla Santa Messa con la nostra presenza, la nostra preghiera, significa ringraziare, perché la Messa questa è rendimento di grazie, eulogia, rendere grazie a Dio per tutti i suoi benefici. Avere il pensiero di ringraziare,
il sacrificio che noi ci mettiamo, no? A volte anche per partecipare alla messa, è un sacrificio ben ricompensato, perché è un modo per dire al Signore grazie, perché ci ama, perché si ricorda di noi. Nella conferenza abbiamo ricordato, no? Lo stile di Padre Pio e la preghiera di Padre Pio, perché la preghiera lo immergeva nel mistero di Dio, lo faceva diventare un tutt'uno con Dio, e noi abbiamo bisogno di questa immersione. San Paolo dice: qualunque cosa facciate, sia che mangiate, sia che lavoriate, che dormiate, fatela nel nome del Signore, in unione con Lui. Padre Pio non era soltanto un uomo di preghiera, ma era un uomo di vita di preghiera. Aggiungiamo questo sostantivo, di vita di preghiera, quasi a dire che non c'era un istante della sua esistenza che egli non era in atteggiamento di preghiera, dove la preghiera non era soltanto la recita di alcune formule, e lui sappiamo che pregava tantissimo con il Santo Rosario, ma anche in tutti gli altri momenti della sua vita, della sua giornata, con il cuore immerso in Dio, era preghiera. E anche questo ci insegna, no? A vivere costantemente in uno spirito di preghiera, la nostra sia una vita di preghiera, nel senso che anche nelle situazioni più semplici, più ordinarie della vita, no? Quando stiamo lavorando, quando stiamo a casa facendo i servizi di casa, andare a fare la spesa, andiamo a passeggio, se il nostro cuore è immerso in Dio, è unito in Dio, noi siamo in uno spirito di preghiera, siamo in unione con Lui, ed è questo che ci sostiene nel cammino della vita, ci alimenta continuamente e ci dà coraggio. Un giorno Gesù insegna anche, parla della preghiera, no? Qualcuno gli chiede: Signore, ma abbiamo pregato ma non otteniamo? E il Signore dice: voi chiedete e non ottenete perché non sapete chiedere, e non sapete chiedere perché non sapete pregare bene. E a volte succede questo. A volte non otteniamo perché non preghiamo bene. Ma come, Padre? Come non preghiamo? Stiamo attenti, stiamo concentrati, stiamo, come dire, no? Riuniti, cerchiamo di non fare rumore, cerchiamo di guardare fisso, di avere in mano il rosario. Come non preghiamo bene? Ma la preghiera non è concentrazione mentale, la preghiera è amore. Allora, pregare bene significa pregare con amore e pregare con fede. Se nella preghiera manca la fede, non è una preghiera fatta bene. Chiedevano a Padre Pio: Padre, io prego la sera quando ho concluso la giornata, magari mi metto a letto e voglio finire le preghiere, però ho sonno e poi ho difficoltà, e poi riprendo, poi mi assopio, ma poi riprendo. Ma che preghiera è? Diceva Padre Pio: la preghiera più bella. Ma come, Padre Pio? Ma non sono concentrato, ho fatica, a volte c'è qualche distrazione, a volte c'è sonno. Com'è che è la preghiera più bella? Sì, diceva Padre Pio, perché è lì dove c'è più sforzo, c'è più amore, e dove c'è più amore, c'è più Dio. Questo era il pensiero di Padre Pio. Qui non si tratta di dire delle belle formule, di formulare, insomma, delle belle espressioni. La preghiera è un atto di fede, è un atto di amore. Se nella preghiera io ci metto la fede, ci metto l'amore, anche se ho difficoltà, anche se a volte arrivano delle distrazioni, ma poi mi so riprendere, ma poi mi sforzo, ma poi cerco di mettermi, e quella è la preghiera più bella, perché c'è lo sforzo. E se c'è lo sforzo c'è l'amore, e se c'è l'amore c'è più Dio, ed è più gradito a Dio quella preghiera. Ecco, impariamo anche questo stile da questo maestro di vita di preghiera. Ancora una volta chiesero a Gesù: Signore, noi abbiamo gli apostoli devono cacciare un demoniato, ma non riuscivano. E poi Gesù riesce a cacciare l'indemoniato. Dice: Signore, ma perché noi non ci siamo riusciti? E Gesù dice: perché questo tipo di demonio si caccia via con la preghiera e con la penitenza. Evidentemente gli apostoli non avevano pregato, non avevano fatto penitenza, solo con delle formule cercavano di cacciare. No, no, questo tipo di demonio si caccia con la preghiera e con la penitenza. Ecco, cerchiamo di condire la preghiera con qualche atto di penitenza. Padre Pio diceva: se la preghiera la condisci anche con qualche lacrima, è ancora più
aggradita a Dio. Mettiamoci anche un pizzico di penitenza nella preghiera, cerchiamo di offrire insieme alla preghiera qualche piccola rinuncia, qualche piccolo fioretto, qualche piccola penitenza, perché sarà una preghiera più feconda, sarà una preghiera più gradita a Dio. E poi un ultimo pensiero: Padre Pio raccomandava tanto ai cristiani, quindi ai figli spirituali, ma a tutti coloro che andavano, la preghiera mentale, cioè la meditazione. Meditazione non è una preghiera che riguarda i preti e le suore religiose, è una preghiera del cristiano, cioè una preghiera dove noi dinanzi alla parola di Dio ci mettiamo in adorazione, in meditazione, cioè meditiamo, la facciamo diventare nostra, non una parola semplicemente letta con le labbra, ma una parola ascoltata con il cuore, meditata. Fermiamoci un attimo, sarebbe bello questo esercizio giornaliero, no? Per un cristiano, per un battezzato, a maggior ragione per uno che fa parte del gruppo di preghiera, una piccola frase del Vangelo, fermarsi 10 minuti, leggerla, rileggerla, riflettere su questo, e poi, attenzione, Padre Pio ci teneva tanto, tirar fuori un proposito. La vera preghiera di meditazione non può concludersi senza un proposito. Se ho letto una frase, c'è qualche indicazione di Gesù, allora io dico: in questa giornata devo impegnarmi a fare questo. Sempre la preghiera deve avere come parte finale, prima di chiudere la preghiera, un proposito. Perché il proposito significa ritornare su quel momento di intimità con Dio, ritornare su quella preghiera, ma non soltanto a livello teorico di parola, ma nella vita. Saper tradurre la preghiera in alcune scelte concrete di vita, quello è il proposito, in modo tale che al termine della giornata, nell'esame di coscienza, possa dire: grazie che mi ha fatto fare un piccolo passo in avanti verso di te, mantenendo questo proposito. Abbiamo imparare tanto da Gesù che ci insegna a pregare, abbiamo imparare tanto da i santi e da Padre Pio che è un grande maestro di preghiera. Abbiamo tutte le carte in regola davvero per imparare a pregare e per farci santi.